Vicino a me, lo vedete dalle nostre telecamere, c'è il presidente di Giovani Confindustria Abruzzo, a cui do il buongiorno, Stefano Perazzelli. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Allora Stefano, noi dobbiamo parlare di un evento che si terrà precisamente domani pomeriggio, 11 aprile, nello showroom Aran World, via Nazionale Adriatica Sud, Silvi Marina, Teramo, però alla fine siamo a Pescara. Siamo a Pescara, abbiamo la possibilità come gruppo regionale di ospitare una tappa di questo roadshow che viene dal nazionale. Avremo con noi un vicepresidente nazionale del gruppo Giovani, porta in giro per l'Italia questo contest che si chiama Generazioni, che ci dà modo di approfondire le problematiche dei passaggi generazionali in azienda. Come sai, la maggior parte del tessuto, diciamo, imprenditoriale in Italia ha una radice familiare e chiaramente ogni territorio presenta dei problemi nel passaggio tra le varie generazioni in azienda, e quindi daremo spazio a quattro imprenditori abruzzesi per raccontare le loro storie. Eh sì, io vedo qui nell'elenco, tra le storie da raccontare, c'è Stefania Bosco della cantina Bosco. Perfetto. La cantina storica da almeno 100 anni si cimenta, ci posso dire, allieta le nostre serate a tavola. Assolutamente sì. Poi c'è Pierluigi Francini, che non si capisce dalla ragione sociale, ma è parrozzo d'amico. Ah, perfetto. Quindi mamma anche mia, lì abbiamo tanto bello da raccontare come prodotti. Chiaramente, giusto due parole, abbiamo cercato di, dal momento che ogni tappa poi si incentra su un cluster, noi abbiamo puntato il food. Chiaramente da buoni abruzzesi abbiamo puntato sul mangiare. Si tratta di aziende legate a vario titolo a questo settore, dove noi abbiamo tanto da dire, quindi abbiamo puntato su questo. Eh sì, poi c'è Erika Rastelli di Aran. Quindi per quanto riguarda cucine, comunque mobili, poi chiaramente lì la produzione si è allargata ad altri settori, però sarà con noi anche Erika, che è un'amica tra l'altro, quindi gioca in casa. Eh sì, gioca in casa. E poi c'è Enrico Saquella. Saquella per il caffè, lì si tratta di un'azienda con 170 anni di storia, quindi i passaggi generazionali ne hanno avuti parecchi, e anche lì abbiamo tanto da raccontare. Allora, presidente, un'altra domanda: come nasce il contest Generazioni, e se si fa soltanto in Abruzzo o in altre regioni d'Italia? Allora, qui Maria Anghileri si è inventata questo contest, porterà con sé un moderatore che segue tutte le tappe, che ha scritto un libro con principali storie di successo e dei passaggi generazionali a livello nazionale. E la nostra è una tappa che viene dopo la Lombardia, dopo la Toscana, dopo la Calabria. Abbiamo avuto nelle precedenti tappe aziende di quei territori che hanno avuto 16-20 passaggi generazionali, parliamo di Beretta, parliamo di Antinori. È chiaro che poi ogni azienda ha le sue peculiarità, però sono problemi che bene o male affrontiamo tutti quanti nelle nostre aziende, o che speriamo di poter far affrontare ai nostri figli lasciandogli qualcosa da ereditare, e quindi sono problemi che comunque secondo me, insomma, possono aiutare anche a chi ascolta per capire quali sono le difficoltà di questi passaggi. Eh sì, come si svolge l'evento? Quindi alle 17 è aperto a tutti, quanto dura? È aperto a tutti, invito tutti quelli che vorranno a registrarsi, poi c'è un link che facciamo girare sui social giusto per avere il numero di quanti saremo. Vi offriamo un caffè e un parrozzo, naturalmente. Buono. Non lo possiamo negare a nessuno. A parte gli scherzi, vi invito tutti, mi farà piacere conoscervi a uno, inizieremo alle 5, faremo i saluti io, Mirko Basilisco, il presidente di Chieti Pescara, e Fabio Conocchioli, che è il presidente di Teramo, e perché ospitano l'evento io faccio il coordinamento, ma poi le territoriali sono quelle che devo dire mi hanno dato il maggiore supporto. Poi interverranno i quattro imprenditori, le conclusioni di Maria Anghileri e poi i saluti. Ottimo, un bellissimo evento, quindi praticamente in sintesi ci sono degli imprenditori che racconteranno la loro storia, quindi una testimonianza per capire come hanno risolto i loro problemi, come si sono innovati, come hanno portato avanti le loro aziende. Soprattutto quali sono stati i problemi che hanno riscontrato nel passaggio da una generazione all'altra, quindi le difficoltà che possono aver avuto nell'entrare in azienda da giovani, nel trovare magari una governance che era dei genitori o dei nonni o degli zii, e magari i contrasti che possono aver avuto con altri rami della famiglia, insomma
Sono piccoli problemi che poi hanno tutti quando entrano in un'azienda familiare, e quindi ci fa piacere sapere come loro ne hanno risolti, visto che sono oltre il secolo di attività. Eh sì, io ci sarò, ma porterò con me anche tutti i miei ragazzi che lavorano sia in radio che in associazione, perché anche loro, secondo me, devono capire un pochettino questo passaggio generazionale e tutto quello che tu hai descritto prima. Ma ultima domanda che riguarda te, Perazzelli, presidente dei Giovani Confindustria Abruzzo. Tu sei hai vissuto questo passaggio generazionale o hai aperto un'azienda per conto tuo? Io sono un seconda generazione, come noi chiaramente facciamo payroll, quindi è un settore anche abbastanza particolare. La società è stata avviata da mio padre con altri soci, quindi abbiamo avuto degli spin-off. Devo dire che anch'io ho affrontato i miei problemi, quindi posso dire che comunque è un evento che arricchirà probabilmente anche me. Ecco, ascolterò con gioia e con curiosità le esperienze degli altri imprenditori. Grazie presidente per essere stato con noi. Sicuramente noi ci saremo di Radio Isav, come detto prima. Per chi si volesse iscrivere, basta che ci inviate un messaggio su WhatsApp, il nostro numero, e poi noi vi inviamo il form per iscrivervi, che è veramente molto semplice. L'appuntamento è per domani alle ore 17 a Selvi Marina, nell'azienda Aran.